Allora, I conti che aveva fatto la regione sul risparmio sulle dirigenze sono anche sbagliati, cioè non sono riusciti a fare un buon, un buon lavoro, noi abbiamo riconteggiato il tutto, se tutto andrà bene… Sulla dirigenza invece di 2 milioni e 300 mila euro come pensava di risparmiare la Regione se ne risparmierà grossomodo 200 mila euro rispetto alle dirigenze perché la Regione aveva fatto i conti sostenendo che praticamente i direttori generali delle ex ASL, i direttori sanitari delle ex ASL e i direttori amministrativi delle ex ASL sarebbero stati in qualche modo eh, mandati via. Invece devono essere reintegrati più o meno con lo stesso stipendio. Eh, Nell'attività che facevano i pensionabili sono veramente pochi, quindi il conto sul risparmio e sulle dirigenze è molto basso. Quello che conta di fare la Regione è mandar via praticamente dai 1.600 ai 2.000 superi con delle forme di pensionamento, prepensionamento, senza turnover, cioè non verranno rimpiazzati. E questi soggetti sono soggetti che sono sulla linea di produzione, cioè sono destinati all'assistenza, sono fermiere e medici. Quindi è impensabile che riducendo il numero di soggetti che lavorano miglioreranno eh, le liste d'attesa. Nel frattempo la Regione continua a sostenere... I progetti di finanza, il project financing nella realizzazione dei nuovi ospedali. Pensate che solo per Prato sono riusciti a ehm, sforare il bilancio, i gestori privati, di 12 milioni di euro. Chi li paga questi 12 milioni di euro? Il Servizio Sanitario Toscano. Mm. Perché il gestore privato li pretende, ci sono dei contratti e, e questo è quello che sta avvenendo. Il per il privato si trovano i soldi, per il pubblico non si trovano i soldi. Mm. Pi però se il Mugello venite a dire che l'ospedale non va costruito probabilmente insomma i cittadini lo aspettano da così tanti anni, Rossi ha fatto anche una promessa precisa il Mugello, il Mugello è una questione diversa il, il, allora sul discorso dei piccoli ospedali mm. o degli ospedali di periferia non si può fare come hanno fatto finora una, non si può avere come hanno fatto finora un atteggiamento squalificante nei confronti dei piccoli ospedali mm. cercando tutte le volte di delegittimarli e depotenziandoli, eliminando eh, i pronto soccorsi, le urgenze L'ospedale di Borgo San Lorenzo va messo in sicurezza perché, sismico, perché ci sono problemi ehm. di rischio sismico, ci mancherebbe altro, noi mm. siamo per riqualificarlo e renderlo davvero un ospedale degno di tale nome, non un ospedale di prossimità ma un ospedale di base vero e proprio. Mm. Quindi questo deve essere chiaro, ma questo lo sosteniamo per l'isola delba, lo sosteniamo per San Marcello Pistoiese, lo sosteniamo per l'ospedale di Nottola. Cioè, eh, questi ospedali sono delle realtà di esperienze straordinarie da questo punto di vista. Mm. Altro discorso possono meritare altre considerazioni di altra natura sull'opportunità so, di una specialistica mm. che sia tale, per esempio... Nell'ambito della pediatria, eh, che forse va bene che stia dentro sì, il maio piuttosto lontano, cioè, che cioè. in altre sedi, ora senza fare nomi, chiaramente. Okay. Però diciamo. Eh, questo è un altro ragionamento che possiamo fare. Il, eh, il problema, eh, secondo me, delle tre grosse aslone d'area vasta secondo la legge è un problema che è contrario alle evidenze scientifiche. Cioè, okay pur di fare delle azioni che sono di controllo e di comando, il nostro eh, Presidente Governatore Rossi è disposto anche a andare contro le evidenze scientifiche. Mi spiego meglio. Velocissimo? Velocissimo. Vedo cosa. Le evidenze scientifiche dicono che laddove si è fatto accorpamenti significativi, come è il nostro caso, uh -huh. c'è uno studio su 118 accorpamenti a livello mondiale che dimostra che 112 sono andati male. Perché mm. cioè alla fine le spese hanno superato Non hanno risparmiato e l'assistenza è peggiorata. Mm. Questa è l'evidenza scientifica. Nonostante l'evidenza scientifica, il governatore vuole andare avanti, perché vuole andare avanti? Perché sta creando in definitiva tre soggetti che si occupano anche di programmazione dell'area vasta, tre per direttori che rispondono direttamente a lui. Mm. Quindi è la sua mano longa, cioè è, è, è un modo per dettare con, eh, modo. un po' di autoritarismo, la, governare autoritarismo, la sanità. Credo che questo sia anche un elemento che forse potrebbe mettere in crisi la maggioranza stessa, mm. perché non si capisce più il ruolo e la funzione per esempio, dell'assessore mm. se si fanno questo tipo di operazioni, perché i tre direttori sono nominati direttamente da rossi.